Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Incredibile campagna per i 5 milioni di download. Pazzesco, ragazzi. C'è stato un update questa notte, dove praticamente il gioco si è aggiornato, giustamente, e ci ha dato modo di poter effettivamente celebrare i 5 milioni di download. E oggi vedremo come. Allora, andiamo a vedere come stanno in questo modo celebrando i 10 milioni, scusatemi, i 5 milioni di download ufficiali del gioco in praticamente una settimana, si può dire, perché siamo di fronte ad una settimana. 5 milioni di download, avremo un nuovo banner che per l'appunto presenta una nuova arma per Eris e una nuova arma per Cloud, quindi in teoria sarebbe tutta fuffa per chi possiede già Cloud ed Eris, con ovviamente Murasame e Fairy Tail, eccetera, eccetera. Però ho letto di molti che non possiedono, appunto, non possiedono, cioè non possiedono la Fairy Tail, e mi chiedevano appunto se c'era qualche banner interessante. Oggi insieme vedremo se questo banner sarà interessante. Anche perché, ragazzi, dovete sapere che non è finita qui. Non c'è solo il banner a disposizione per la campagna, ma abbiamo a disposizione anche ovviamente delle feature. Feature che ci consentiranno di ottenere delle missioni che ci daranno fino a 20 ticket a quanto pare. Quindi delle nuove missioni che ci daranno 20 ticket per poter pullare. Daily free da 10 draw per una settimana, quindi per un totale di 70 pull. Quindi avremo una free multi al giorno. Incredibile questa cosa. Come gift invece riceveremo 10 ticket, quindi una multi già regalata dal gioco stesso, e ovviamente l'evento per incontrare i Cactuar, quindi avere la possibilità di farmare più velocemente i Cactuar e quindi di conseguenza ottenere comunque più materiali, ottenere più esperienza, ottenere un po' più di tutto quello che ci interessa. Quindi veramente una campagna incredibile. Andiamo a vedere però nel dettaglio. Quindi nelle missioni, vabbè, qui ovviamente facciamo il nostro login e poi, vabbè, queste sono quelle generali e come potete vedere abbiamo una nuova sezione campaign. Ecco qua, dove abbiamo praticamente 10 ticket che ci verranno regalati, in uno dove dobbiamo effettuare 50 summon e in un altro dove dobbiamo completare 15 battaglie. Quindi potrebbero effettivamente essere riscattabili da subito perché 50 draws se pullate sul banner comunque di Cloud e di Eris sicuramente si potrà effettivamente ottenere questo bonus, quindi questi 10 ticket, ma noi abbiamo praticamente, ecco qua, 2 4 stelle garantite, 2400 gemme che ci vengono regalate e poi i 10 ticket e 29 tonici per la stamina, quindi veramente tantissima roba. Che non mi ha fatto prendere. Ah, forse sono pieno di pozioni? Ma perché, scusate, le pozioni hanno un cap? No. Ah, forse sono massimo 99 e quindi non le posso raccogliere? Oh no, non ci credo che hanno messo il cap delle pozioni. Non la sapevo questa cosa. Va bene, sistemerò, non vi preoccupate. Andiamo a vedere. Ecco qua, abbiamo un banner speciale con i 5 milioni di download celebration che praticamente possiamo fare una multi al giorno, vedete, gratis, quindi speciale, e poi il nuovo banner, dove qui ovviamente dobbiamo selezionare le armi nuove, quindi andiamo a vedere l'arma nuova di Cloud, la Maritime Sword, che ci dà l'attacco Sea Splitter, 400% di danno fisico acqua per single target. Boost attacco fisico, boost water, quindi boost attacco fisico in realtà non è neanche male. Non è neanche male. E abbiamo anche il sigil boost circolare. Questa è figa per l'evento ovviamente che c'è adesso a disposizione del Tomberry, del Watermelon Tomberry. Quindi molto molto buona. Però ovviamente bisogna portarla all'80, al 70, all'80 per sbloccare anche questo sigillo. Quindi comunque sia, ci vorrà il suo tempo.
Ok, ARM in realtà abbastanza standard questa di Cloud, mentre invece per Aeris abbiamo Nightbloom, 340% danno magico non elementale a single enemy, dove la difesa fisica viene diminuita. Single enemy, durata 20 secondi, estensione più 6 secondi, potenza mid e anche la difesa magica viene diminuita. Porca miseria, Aeris diventa una debuffer a tutti gli effetti anche. Questa potrebbe essere interessantissima come cosa. Porca miseria, questa è una bella arma. Avere Aeris che ti cura e che debuffa potrebbe essere molto figo. Potrebbe essere molto molto figo. Incredibile. E poi invece come Refined abbiamo, vabbè, giustamente boost d'attacco magico, che non sarebbe neanche male, e boost la potenza dell'abilità magica. Quindi quando siamo nella stanza di attacco, praticamente le nostre abilità fanno il 5% in più di danno, ovviamente poi a livelli, quindi anche questi andranno a crescere. Ma l'arma di Aeris è veramente veramente forte. Veramente veramente forte. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per chi non ha Aeris di poter pullare sia quest'arma che anche la Fairy Tail, per esempio. Per chi mi ha chiesto, ma io non possiedo la Fairy Tail con Aeris, cosa posso fare? Questo banner potrebbe essere la soluzione. Potrebbe sicuramente essere una soluzione. Mi verrebbe da fare un pull proprio per... Mi verrebbe da fare un pull per tentare la sorte. Poi vabbè, abbiamo il secondo banner che rimane sempre lo stesso, quindi il banner di Cloud è ufficialmente scomparso. E poi abbiamo i ticket con le 4 stelle garantite, i 10 ticket da poter effettuare. Questi ancora io devo riscattarli. Allora, facciamoci le pull insieme. Pulliamo insieme. Queste saranno 4 stelle garantite, quindi non credo che avremo una 5 stelle, cioè nel senso... Ah, la Broad Axis Sword non è male. Che poi, oddio, avere il, diciamo, i pull da 4 stelle garantita, cioè avrebbe senso solo se tu mi dicessi 4 stelle o più garantita, ma solo 4 stelle in realtà mi va a dire poco. La Falchion, buono, altre parts per la Falchion. Che non è male, anzi assolutamente non è male. Andiamoci a fare anche i nostri ticket, vediamo se magari abbiamo fortuna, troviamo qualcosa di decente. È sempre bello avere comunque un'arma 5 stelle gratis, tra virgolette, no? Quindi allora, Cloud non è vestito con la skin alternativa, vediamo l'animazione e dopodiché vediamo se questa sarà una multivuota o se magari otteniamo qualche cosina. Ti prego, fai un parry o una schivata. Bene, quindi 5 stelle c'è. Ce n'è una sola, va bene, Tifa. Ok, Tifa mi piace perché mi serve. Però è un'arma che già ho. Però ok, abbiamo praticamente un overboost dei Leather Glow. I Kasernankle. Ottimo. I Kasernankle erano quelli che abbassavano la difesa magica, se non mi ricordo male. Aspetta, andiamoli a vedere. Perché non me li ricordo. Erano questi, i Kasernankle. Sì, la difesa magica abbassata. Yes. Va bene, andiamo a fare anche la free multi. Noi facciamo il nostro metodo come sempre. Vediamo se in questa free multi ci abbiamo. E tanto sono una al giorno, per cui tanta roba. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per ottenere copie di armi e farle crescere in modo esagerato. Veramente tanta bella roba in questa campagna. Una free multi al giorno, ragazzi, non è da sottovalutare. Ti prego, un altro parry o schivata. Sì, bene, bene. Dai, dammene più di una, magari. No, una sola, sempre Tifa. Però questa volta mi manca. Bene. Tiger Fang?
No, porca miseria, pensavo fossero le Tiger Fang. Invece sono i Leather Gloves, mi sa. Però i Leather Gloves, oddio, non dovrebbero essere male, se non ricordo male. Bel gioco di parole. Perché i Leather Gloves riducono la potenza d'attacco. Quindi praticamente io ho una tifa super debuffer, perché ho Somersault, la limit che abbassa, che abbassa difesa magica e fisica, e posso anche abbassare l'attacco fisico tramite Leather Gloves. Quindi veramente tanta roba. Devo portare su Tifa. Devo assolutamente portare su Tifa. Tifa ha un potenziale incredibile. Probabilmente, avendo Cloud come main DPS, probabilmente Tifa potrebbe aiutarmi molto più di Zac, in realtà, perché Zac comunque lo si utilizza come sub DPS, ma se io riuscissi a far fare un po' di danni in più a Tifa e con i suoi debuff, potrei sicuramente avere molte soddisfazioni. Quindi va bene, questa era la nostra campagna da 5 milioni. Ragazzi, mi raccomando, non sottovalutate l'arma di Eris. Io sono veramente indeciso se tentare una multi proprio per magari trovare solo quell'arma, però per il momento direi di no. Per il momento direi che non la faccio, perché sono comunque a 25.000 gemme, vorrei effettivamente accumulare il più possibile, però dannazione. Se porto su Tifa non ho bisogno di quell'arma, ma avere Eris che cura e debuffa contemporaneamente potrebbe essere una bellissima strategia, anche più del fatto che Eris possa fare danni elementali a OE, perché va bene, i danni elementali a OE ci stanno, sono buoni, però vuoi mettere i debuff che puoi mettere in continuazione, perché poi è l'unica arma offensiva di Eris, quindi tu continui a spammare i debuff prolungandoli per tutto il tempo. Cioè, veramente tanta roba, ragazzi. Mi sta tentando. Però vedremo, dai. Magari vedremo in futuro se magari qualche pullettino si può fare, giusto per tentare la fortuna, oppure no. Ragazzi, detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me. Godetevi le vostre ricompense dei 5 milioni. Fatemi sapere se avete ottenuto qualcosa di figo, ovviamente, dalle pull che avete fatto. E noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!